Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Come avrete letto dal titolo, sono state rilasciate nella giornata di ieri tutte le informazioni principali sulla nuova modalità Ultimate Team di FC24, ovvero il nuovo titolo di casa EA Sports. Per cui le andremo a vedere insieme, ad analizzare e soprattutto anche a carpirne qualche segreto che potrebbero riservare per noi. Tramite questo trailer di circa 6 minuti e 30, EA Sports ci ha annunciato tutte le novità del prossimo Ultimate Team, andando innanzitutto ad analizzare quella che è la modalità delle evoluzioni. Cosa potremo fare attraverso le evoluzioni? Alcuni giocatori, difatti, non tutti, avranno la possibilità di potersi evolvere, ovvero di partire da una carta base e di poter migliorare sotto ad esempio il profilo del piede debole, delle skill, del playstyle, del work rate, eccetera, attraverso quello che è il completamento di alcune sfide, di alcuni obiettivi, oppure anche banalmente attraverso il mercato. Viene poi fatta una panoramica su quello che è il calcio femminile, che viene introdotto per la prima volta su FC24 anche nella modalità Ultimate Team. Difatti sappiamo che avremo la possibilità di avere nelle nostre squadre anche le donne, per cui questo comporta innanzitutto l'introduzione su FC24 di nuovi 5 campionati relativi al calcio femminile, ovvero quello inglese, quello francese, lo spagnolo, il tedesco e l'americano, nonché anche la modalità della Women's Champions League. Ovviamente poi viene anche mostrata come andrà a funzionare l'intesa di questo tipo di carte, che andranno a rispecchiare una normale intesa di una carta oro, argento o bronzo da quella che è l'intesa che è stata introdotta dall'anno scorso su Ultimate Team. Anche quest'anno poi chiaramente sono state introdotte nuove carte eroe, nuove carte icone. Abbiamo visto Snyder, la Scott, Tevez, ma sono sicuro che qualcosina ci verrà svelato anche in prossimità di uscita del gioco. Il cambiamento principale però riguarda le icone, icone che infatti non avranno più la versione Prime, la Mid e la Base, ma una singola versione, e poi potranno avere delle carte speciali con le varie promo. E in più è migliorata la loro intesa, infatti andranno a dare anche un punto a tutti i campionati presenti in rosa oltre che alla loro nazionalità. Altra novità molto interessante riguarda quella che è l'animazione dei pacchetti. Sappiamo che questa è una delle cose principali che viene rimodellata di anno in anno, e quest'anno l'animazione prevede appunto questo nuovo pattern che parte dallo scudetto per poi rivelare prima la nazionalità, poi il ruolo e poi la squadra. Cosa molto figa è quella che in caso di all'interno di un pacchetto noi andassimo a trovare due giocatori walkout, questi usciranno insieme e faranno un doppio walkout interagendo tra di loro. Ovviamente ad essere modificato è anche il design delle carte. Quest'anno avremo infatti nella parte inferiore del nostro oggetto la nazionalità, il campionato e la squadra di appartenenza del giocatore, una linea poi al di sopra con tutte le statistiche, il nome, la foto del calciatore e in alto a sinistra l'overall con la posizione. Nel caso in cui poi il giocatore abbia un playstyle plus, questo verrà indicato da un'icona dalla forma più o meno romboidale dorata sulla sinistra della carta poco sopra l'intesa con la quale il nostro giocatore va a giocare. Proprio per quanto riguarda i playstyle viene poi fatta una precisazione, perché sulla base di quanto è stato annunciato oggi, solo i top player all'inizio, all'uscita del gioco, avranno dei playstyle plus, come ci viene mostrato qui con Haaland, che ha il tiro potente e fa praticamente una sorta di power shot semplicemente con il tiro normale, o Samantha Kerr che con il suo stacco di testa riesce a saltare sui difensori. Gli altri giocatori potrebbero ottenere invece Playstyle Plus in versioni speciali, per cui versioni IF, versioni promo, eccetera eccetera, andando avanti nell'anno. Diversi cambiamenti sono poi stati fatti anche a quella che è la sezione degli obiettivi, che innanzitutto ha una nuova veste grafica in maniera tale da andare a concentrare in maniera più efficace tutte quelle che sono le cose che dobbiamo andare a completare. Inoltre anche attraverso i menu sarà più facile spostarsi attraverso delle shortcut tra le modalità, ma la cosa principale che è stata introdotta quest'anno è finalmente il pulsante del riscatta tutto, per cui non dovremo andare a riscattare ogni volta singolarmente le sfide che abbiamo completato, ma avremo un solo pulsante che ci permetterà di fare questa operazione una singola volta. Altra grande novità riguarda il cambio posizione di un giocatore. Infatti quest'anno con le posizioni alternative sarà possibile andare a switchare il giocatore in automatico, che come vedrete andrà appunto ad ottenere il suo ruolo secondario in maniera automatica, senza dover andare ad utilizzare le carte cambio ruolo che difatti sono state completamente eliminate. Un'ultima novità riguarda poi le squad battles, che finalmente passano da 6 minuti attuali a 4, rendendoci molto più semplice la vita quando dovremo andare a completare i nostri obiettivi, ad esempio per sbloccare dei giocatori o riscattare i token per gli swap.
Per concludere su questa carrellata di informazioni, io sinceramente mi aspettavo anche qualcosina per quanto riguarda le modalità. Sappiamo che bene o male saranno le stesse, ma credo e mi auguro che ci saranno delle modifiche e mi aspettavo che nel trailer di lancio di Ultimate Team queste modifiche, queste novità fossero annunciate. Ci può stare che da una parte magari vogliano continuare a tenere vivo l'hype, vivo l'interesse e quindi non si sono bruciate tutte le cartucce, però magari parlare un po' di Weekend League, parlare un po' di nuovi meccanismi Rivals poteva essere interessante, visto che soprattutto negli ultimi anni nella community si è chiesto a gran voce il ritorno magari ad un sistema di Weekend League precedente come quello che prevedeva una top 200, l'apertura dunque di pacchetti interessanti che potevano portarvi i player molto bravi, quindi riportare un po' di interesse generalizzato anche nel guardare e seguire un determinato tipo di contenuti sul web e sulle varie piattaforme. Inoltre un'altra cosa che mi aspettavo di vedere, visto che è stato introdotto il tasto del riscatta tutti, che era una cosa chiesta tantissimo, ovvero quella di avere la vittoria in caso di quit sul punteggio di parità, e credo che anche quest'anno purtroppo invece non avremo modo di ottenere questa gratificazione che purtroppo non ci vogliono regalare. Per questo video è tutto ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e soprattutto quale novità vi ha colpito di più e quale tra le cose che ancora non ci sono state rivelate vorreste presente sul nuovo FC24. A me non resta altro che salutarvi, augurarvi una buona giornata, un salutone dal vostro Liberoschi e a presto. Ciao!